A Pesaro, al Museo Benelli, cerimonia finale di premiazione del premio concorso giornalistico Paolo Nonni. 40 elaborati in gara per 9 istituti scolastici di tutto il territorio provinciale di Pesaro Urbino. Nella classifica diversi ex aequo al terzo e al secondo classificato, con i premi assegnati dalla Banca di Pesaro di 800 e di 1000 euro. Primo classificato, una studentessa dell'ITIS Mattei, che ha conquistato con un elaborato toccante la 7ª edizione del premio. È la 7ª edizione, per me è la prima, quindi ha un valore per quanto mi riguarda molto significativo, molto simbolico, emozionante. È un concorso, un'iniziativa dedicata giustamente ai giovani, perché Paolo Nonni, storico caporedattore del Carlino di Pesaro e delle Marche, ha avuto sempre una grande attenzione nei confronti delle nuove leve. E quindi il mio punto di osservazione, io non ho mai lavorato accanto a lui, però il mio punto di osservazione nei suoi confronti era proprio quello del giovane che si avvicinava a questa professione, che sognava di fare il giornalista, che ha fatto un lungo periodo di precariato e che trovava in Paolo Nonni un punto di riferimento sicuro in ogni circostanza, un aiuto, un sostegno, e quindi questa sua attenzione nei confronti dei giovani è stato, credo, uno dei suoi tratti distintivi. Aveva un ruolo importante nel nostro mondo, lo interpretava con grande autorevolezza, ma anche con ironia, autoironia e leggerezza. E quindi è stato un grande personaggio. Ricordarlo oggi, ripeto, è una grande emozione per me. Giorgia Zazzeroni dell'ITIS Mattei di Urbino vince la 7ª edizione del premio giornalistico Paolo Nonni. Come è nato questo testo? Di cosa parla Giorgia, che è valso un premio importante, 1200 euro? Il testo parla principalmente del tema dei suicidi nella nostra provincia, ma anche affrontato in modo generale. E ci tenevo molto a parlarne perché spesso si tende a trascurarlo oppure a sentirsi, diciamo, non colpevoli, ma in realtà diciamo che un po' tutti possiamo fare del nostro meglio per migliorare questa situazione. L'ITIS Mattei si è distinto in questo concorso, non è l'unico premio che avete conquistato come istituto. Perché è importante partecipare a questo premio? Cosa significa per gli studenti? Per gli studenti significa tanto, se non altro per sfatare uno stereotipo che le scuole tecniche non curano la lingua italiana e il percorso degli studi umanistici. Devo dire, sono molto orgogliosa e ringrazio le insegnanti che hanno seguito quest'anno, ma anche lo scorso anno, perché lo scorso anno l'ITIS con Camilla Penserini è arrivato ugualmente al primo posto dell'edizione passata. Il resto del Carlino non dimentica il grande impegno e ciò che ha rappresentato Paolo Nonni, tuo padre. Oggi cosa direbbe di questo premio, Francesco? Mio padre venne assunto dal Carlino nel 1976 e all'epoca era 25enne. Erano tempi molto diversi dai giorni d'oggi, non esisteva l'informazione elettronica, si facevano ancora i menabò fatti a mano, quindi diciamo che i cambiamenti sono stati tanti, però penso che sarebbe contento di questo premio. A mio avviso fare il giornalista resta ancora il mestiere più stressante del mondo, ma anche quello più bello, perché c'è bisogno, soprattutto ai giorni d'oggi, nell'epoca del digitale, degli smartphone, di una certa ricerca della verità, e quindi questa è un'operazione che non si può demandare ad un algoritmo, e è per questo che sicuramente avrebbe fatto il possibile per incoraggiare il sogno di un giovane di diventare un giornalista. Presidente, prosegue, grazie al sostegno della Banca di Pesaro questo importante premio giornalistico, un segno di vicinanza concreta alle scuole e al territorio. Assolutamente sì, come sempre, come nelle abitudini di Banca di Pesaro, Banca della città di Pesaro, Banca del territorio di Pesaro, e ci tengo a sottolineare perché siamo presenti nel territorio dal 1906, quindi tantissimi anni. Abbiamo qui la nostra attività bancaria con tutti gli sportelli dislocati anche nelle comuni di Montelabate e Montecchio, e quindi sosteniamo il territorio locale con queste iniziative insieme a tante altre, soprattutto queste sui giovani, che sono molto interessanti, di spessore, perché ci dice l'organizzatore che, insomma, i ragazzi si stanno impegnando al massimo, hanno difficoltà a suddividere i premi perché è difficile scegliere, quindi
ci fa piacere, orgoglio essere il supporter di questa bella iniziativa a vantaggio delle scuole e dei giovani del territorio.